originaria, no, del capitalismo cognitivo. Cioè, immagino che ci sono tutte le aziende che sono ben felici che ci siano tutti questi ricercatori che fanno una mole di lavoro impressionante e possano accedere a queste informazioni gratis e poi facendoci del profitto sopra. Quindi, secondo me, il nodo ad affrontare essenziale, no? Questa contraddizione insanabile di cui parlava all'inizio sta proprio nella sfera poi della produzione, di come queste informazioni scientifiche vengono poi adoperate per costituire dei beni materiali, che questi beni materiali sono le aziende che ce li confezionano e ce li vendono, no? E niente, volevo sapere un po' il vostro punto di vista, se avete ragionato Sì, secondo me su quello, cioè la dimensione tecnica della licenza non può essere l'unico aspetto che prendi in considerazione, perché per esempio cioè le forme di produzione di valore a partire dall'informazione genetica in questo caso dipendono in parte dalla forma di proprietà che tu applichi, quindi se tu sei titolare di un brevetto su geni di BRCA 1 e 2 che sono quelli a predisposizione del cancro del tumore mammario, poi sarai l'unico a poter sviluppare un test per andare a vedere se c'è questa mutazione che predispone a questa patologia. E quindi in questo caso è un'impresa, Myriad Genomics, Genetics, che vende questo test. In questo momento c'è una causa che sta per andare alla Corte Suprema Americana per capire se è legittimo questa forma di brevetto. Quindi può darsi che se questa causa viene vinta, quel gene non sarà più proprietà di quella singola azienda, ma invece sia di pubblico dominio. Quindi chiunque possa sviluppare un test genetico. Quindi questa è una grossa differenza. E penso che nessuno qua voglia che la situazione rimanga quella di oggi, cioè che solo una singola azienda può fare quello. Detto questo, anche se l'accesso a quell'informazione fosse di pubblico dominio, cioè chiunque potesse, si ritorna a esserci la questione della soglia di cui parlavo prima. Cioè, in realtà, sviluppare un test genetico per andare a vedere se c'è quella mutazione non è una cosa che tutti possono fare in casa propria. Cioè, comunque, è una cosa che viene comunque in questo momento, non so cosa succederà fra 10 anni. È un tipo di relazione con quell'informazione che viene comunque mediata dal mercato. Cioè, in questo momento non c'è altra alternativa da questo punto di vista, quindi sicuramente la questione delle licenze è importante, però non è l'unico punto, quindi la cosa interessante è proprio questo, cioè la dinamica cioè polarizzare il discorso tra aperto e chiuso è una cosa sicuramente interessante, produttiva, che tutti facciamo perché tutti vogliamo che la cultura e l'informazione siano più aperte e più accessibili, però non è l'unico punto di vista a cui guardare questo tipo di problematiche. Quindi insomma, non so se ti ho risposto abbastanza su quello che penso. Poi i vari database hanno diversi tipi di licenze, diversi tipi di forme di accesso, ci sono tantissime cose. Il problema è che se tu facessi, applicassi per esempio al gene, parliamo ancora di una sequenza genetica Y, una licenza tipo GPL che impedisce lo sviluppo di qualunque applicazione commerciale, probabilmente quella sequenza genetica non potrebbe essere utilizzata dalla biomedicina di oggi, che è tutta mediata al mercato, cioè non ci sono aziende pubbliche no profit che sviluppano test genetici, per esempio. Quindi questo stiamo parlando, cioè dovrebbe esserci un cambiamento epocale molto maggiore della semplice questione dell'accesso ai dati o meno. Ci dovrebbe essere per esempio un investimento da parte di entità no profit o di entità pubbliche di un piano da qua a 20 anni di investimento di miliardi di euro e di dollari per produrre un'industria biomedica che possa competere con quelle farmaceutiche di oggi. Quindi stiamo parlando anche di problemi molto, molto diversi da quelli semplicemente della licenza. È chiaro che se ci fosse, cioè se l'informazione fosse sottoposta a quel tipo di proprietà, allora magari potresti dire ok, ho fatto un passo verso un possibile cambiamento del sistema della medicina, però forse un passo piccolo rispetto a tante altre cose che ci sono. Quindi le dinamiche, come dire, di potere non sono legate soltanto al tipo di proprietà, ma anche alla capacità di investire, la capacità di stare sulla cresta dell'innovazione, la capacità di sviluppare tecnologia, produrre tecnologia, diciamo, la materialità della tecnologia anche. Queste sono tutte cose che avvengono solo nel mercato, quasi solo, cioè fondamentalmente all'interno della medicina contemporanea, quasi solo nel mercato. Ah, la mia è una domanda di tutt'altro tipo, molto più teorica ad Andrea. Ovviamente mi spieghi, era una battuta perché che si riferiva al fatto che era evidentemente un test, insomma, piuttosto tosto e denso, però ovviamente si capiva benissimo dove volevo andare a parare, però era un po' difficile. E,
c'è una cosa che mi viene da una questione mi viene da porre. Allora, beh, prima di tutto che c'è un legame evidente tra la possibilità, comunque le si voglia definire, delle istituzioni, cioè sia che, come dice Merlo Ponti, una sedimentazione che aprono a un futuro, a un avvenire, sia che, ad esempio, come le avrebbe definite Carl Schmitt, l'istituzione è un catecon, no? Cioè ciò che frena il caos, ma comunque le si voglia definire, c'è un legame inscindibile tra istituzione e scienza, ovvero cioè, c'è sedimentazione, o c'è regolarità, o c'è ordinamento, insomma, quale che sia la qualità che si vuole sottolineare del fatto istituzione, quando c'è un episteme condiviso, un linguaggio, un senso condiviso. E questo riporta a una questione che volevo toccare, che è il rapporto tra scienza e violenza, ovvero nell'ambito così classicamente moderno c'era un rapporto molto netto, tra, cioè molto diciamo decisivo tra la scienza e l'universale, no? Che come è stato sottolineato moltissimo da pensatrici e pensatori post-strutturalisti, femministi, postcoloniali, marxisti e così via, era un legame il più delle volte, anzi sempre, di brutalità, di violenza, di esclusione, di gerarchizzazione e quant'altro. Altri autori, ne dico uno, cioè dalla scia di Nietzsche in poi, Heidegger su tutti, ma anche Max Weber, hanno sottolineato invece proprio il carattere di dominio che è intrinseco, che è connaturato, che è essenziale proprio nell'atteggiamento scientifico, no? Ovvero nell'oggettivare, nel classificare, nel definire. Quindi che ci sia un legame tra la scienza moderna intesa come imposizione di un universale e una correlata di violenza, questo più o meno, no? È acclarato. La mia domanda è: nella scienza, tra virgolette, molecolare, parcellizzata, contingente e così via, questo dato di violenza è a priori eliminabile? È una questione da individuare? È una, non so, è possibile, non è possibile? Perché è proprio la questione della molecolarità che pone, secondo me, il problema, nel senso che noi siamo abituati a pensare la molecolarità nei termini delesiani, cioè nei termini di ontologia comunque felice, no? Ultra positiva è l'ontologia di Deleuze, che con tutta la sua ovviamente dimensione sempre contingente, sempre mobile, sempre aperta e così via, però è un'ontologia che parte dal presupposto che il desiderio è produzione, che il desiderio in sé è libero e rivoluzionario, e che la molecolarità è in qualche modo, la dico con i piedi però è per capirci, è il modo migliore per esprimere, no, questo desiderio, per fare in modo che produca figure nuove, figure della libertà, figure della trasformazione. La mia domanda è: guardandoci intorno, siamo sicuri che la dimensione della molecolarità non sia invece un po' un campo di battaglia tra questa dimensione che invece assolutamente c'è e una dimensione che invece può anche essere il suo rovescio, cioè l'atomizzazione, l'egoismo, l'individualismo, ma nel senso bieco del termine e così via, e che quindi una scienza che in qualche modo assume come ontologia non più l'universale, non più l'ontologia essenzialista, fissa, ma un'ontologia della differenza, sia necessariamente a priori una scienza, tra virgolette, rivoluzionaria o una scienza della libertà o una scienza dell'uguaglianza, e non porti invece con sé una serie di rischi che secondo me, se ci guardiamo intorno, sono molto evidenti. Non sto a fare degli esempi perché sono stati fatti e se ne possono fare tanti, insomma, che non ci sia una questione un po' di campo di battaglia e in che termini può essere posto. Ok, no, diciamo, sono molto d'accordo sulla decostruzione della scienza moderna, che è una decostruzione attiva, cioè mettendo in luce la presunta neutralità, no, della scienza moderna. Quindi quel rapporto che poi sta nel metodo, insomma, il lavoro di Saber Steinges l'ha fatto a mio parere benissimo, questa neutralizzazione del punto di vista in qualche modo. Cioè c'è una figura che dice il vero, c'è una figura che parla per il vero, questo è lo schema di riferimento, e il metodo è la costruzione delle condizioni per le quali una figura parla per il vero. E quindi, insomma, è, diciamo così, è ben viva e ben presente, ad esempio, nel dibattito degli Science and Technology Studies,
la critica a questo modello, diciamo così, oggettivista, intendendo per oggettivismo l'oggettivismo moderno in qualche modo. Allo stesso tempo c'è però un tentativo che viene soprattutto da il contributo di molte femministe dentro gli Science and Technology Studies a riporre la questione dell'oggettività in qualche modo, cioè a riporla come un discorso che in qualche modo è contemporaneo a quelli che con Donaro possiamo chiamare situated knowledge o situated practices, cioè l'idea che... standpoint theory, più o meno, no? Sì, 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 una standpoint theory che però è diventata anche qualcosa di più che una standpoint theory, cioè i miei riferimenti al rapporto tra divergenza e connessione parziale in qualche modo alludevano anche a, forse a un necessario superamento di questa teoria del punto di origine, no? Cioè laddove forse il problema è trovare direttamente dentro le cose che diventano lo spazio di alcune connessioni parziali, ecco, non riproducendo l'ipotesi dell'origine in qualche modo. E da questo punto di vista proprio questa idea, no? dei saperi situati in qualche modo, e questa idea sempre sporca e contingente del posizionamento, mai come, diciamo così, lo specchio di un rapporto di forza dato o l'esito di un rapporto di potere, ma come un atto di responsabilità e anche dei contorni etici, ad esempio in Donna Haraway, ed è radicato dentro a un punto di vista, a un visibile, a un punto di vista sulle asimmetrie che esistono nel nostro mondo e nella produzione tecnoscientifica. Ecco, a partire da questo c'è un tentativo di ritematizzare un'oggettività come possibilità di connessione parziale in qualche modo. È proprio su questo gioco io usavo un po' il tema delle istituzioni, cioè l'idea, ovviamente, che senso avrebbe oggi porre il problema delle istituzioni a partire dal problema della norma o a partire dal problema della riproduzione di alcuni standard? Non credo che questo sia un terreno produttivo, no? Allo stesso tempo abbiamo appunto bisogno di pensare assieme ma come contemporanee le connessioni parziali e le divergenze singolari, no? Come processi che si danno dentro a delle geometrie, delle topologie molteplici di affetti, di intelligenze, di scambi che riguardano non solo, io penso, una definizione umana. Ecco, a partire da questo io credo che il campo di ricerca politica sulle istituzioni dentro un discorso che ha a che fare con le tecnoscienze sia appunto il problema di come si costruiscono degli spazi positivi e che siano però spazi capaci di consistenza politica, cioè come ad esempio possiamo riattraversare l'elemento del codice come codice contingente che non sia un universale ma che sia la possibilità di una traduzione in qualche modo, perché il problema è porre il problema dell'istituzione fuori dal primato del contratto, della legge, della norma, però con la necessità al contempo di costruire dei punti di traduzione, perché sennò diventa, cioè sennò davvero si rischia di costruire una poesia, no? Cioè nel senso dove, no? Io non credo che la violenza sia un punto di partenza per questo, anzi penso che sia più un problema che un punto di partenza da questo punto di vista. Cioè penso che pensare alla violenza in questa prospettiva sia non utile, insomma, cioè io non credo, lo dico in termini banali, che per decreto o per stato di polizia noi possiamo trasformare il modo in cui le medicine vengono prodotte o gli effetti di sapere potere o la partecipazione di entità non umane che prendono parte alla definizione di come le medicine vengono prodotte. Quindi io credo che il tentativo anche di che è una domanda aperta, però non so qual è la via, insomma, no? Cioè, per me non è una questione di violenza, la sollecitazione che volevo fare con Suzelle Star è un modo di dire proviamo a pensare delle pratiche rivoluzionarie come pratiche istituzionali che abbiano al proprio interno una capacità di concepire diversi modi di vivere e diversi modi con cui vedere il mondo, in qualche modo. Sapendo che non è una faccenda di prospettive, ma che la realtà è molteplice e che l'una e l'altra non stanno necessariamente una di fianco all'altro, ma magari sono una nell'altra, insomma, possono costruirsi dei meccanismi che sono che favoriscono in qualche modo ciò che è contemporaneo, ecco, anziché ciò che è assoluto. E quindi ecco, sicuramente una domanda aperta,
però anche come riproporre il tema istituzionale un po' come in Deleuze, a partire da una dimensione che non sia la dimensione della norma, secondo me credo che sia abbastanza interessante, insomma. Volevo, cioè, più che altro una chiarificazione, perché premetto che d'abitudine non approfondisco queste tematiche, quindi insomma una di quelle occasioni in cui mi riscopro ignorante, ho fatto parecchia fatica a seguire soprattutto la prima parte dell'intervento di Andrea, quindi magari rischio di andare fuori tema, me ne scuso, però diciamo che durante i due interventi, no, io ho avvertito, tra i tantissimi stimoli davvero, due fattori particolari, no, che mi sentivo un po' incombere sopra la testa, e cioè nell'intervento di Alessandro il tema della sussunzione, il rischio anche della sussunzione, che tra le altre cose, diciamo, veniva sfiorato nel momento in cui si parlava appunto dei dispositivi di produzione di capitale che all'interno, ad esempio, delle competenze cognitive, informatiche, spesso si approfittano di strade, percorsi, esperimenti di open source per poi, come dire, risistematizzare questi percorsi all'interno appunto della produzione di capitale. E l'altra nuvola nera che mi incombeva era invece nell'intervento di Andrea rispetto alla circostanzialità di qualsiasi tentativo di produzione di vie di fuga da questa dinamica, appunto. E la somma di questi due problemi che io avvertivo, ma ripeto, sono considerazioni assolutamente parziali perché davvero non è il mio campo di attività politica quotidiana, secondo me la somma però di queste due problematiche ci rimanda ancora una volta a una parola che è ricomposizione, e che secondo me, diciamo, se appunto lo dicevate anche voi, non abbiamo risposte e poniamo domande, questo è sicuramente una condizione comune, però secondo me bisognerebbe anche cercare di, come dire, inquadrare un campo di intervento per provare a facilitare la ricerca di queste risposte. E secondo me appunto la parola ricomposizione, a partire da le forme di sperimentazione nelle scienze, ma io lo tradurrei anche immediatamente in termini, non voglio sconfinare nell'organizzativismo, ma anche di messa in campo di conflittualità politica, è un po' la sfida che ci si pone in questo senso, perché non si tratta di farlo solo in termini astratti e appunto andando nella poesia, ma anche in termini immediatamente operativi e io credo anche in termini di ricomposizione delle tante sfaccettature che una società in grado di produrre questo livello di contraddizioni riproduce anche nella composizione sociale, e in particolare nella composizione sociale che potrebbe essere più disponibile, più generosa a una conflittualità contro l'esistente. E io penso che nell'elemento della ricerca di questa ricomposizione stia anche l'elemento di immediata creazione di nuove istituzioni. Non voglio banalizzare, ma quando si dice le istituzioni del comune, le istituzioni della lotta, ecco, io credo che questa possa essere una possibile declinazione. Però qui mi fermo, perché nel senso, magari io ho recepito questi due stimoli, ma voi volevate parlare assolutamente d'altro, e in questo senso, ripeto. No, secondo me invece c'entra quello che dici tu. Io non so se usare la parola sussunzione rispetto a quello di cui ho parlato io, perché come dire, prevede che ci sia qualcosa di esterno che viene poi preso e rimesso all'interno delle dinamiche del capitalismo. In realtà nel mondo, cioè, molti teorici parlano per esempio dell'hacking come nuovo spirito del capitalismo, questo lo fa anche in parte Castells, oppure dell'hacking come forza che guida o comunque interviene nello sviluppo delle società neoliberali. Quindi, cioè, seppure all'interno del mondo del software, della rete,
cioè la possibilità di applicare forze come dire, contrarie a quello dello sviluppo del capitalismo sia maggiore che all'interno della scienza, questo secondo me è abbastanza scontato, anche lì in realtà, come dire, il capitalismo, cioè penso che da questo punto di vista il capitalismo informazionale sia in una fase in cui le critiche, sono, cioè, le critiche al suo sviluppo fanno parte del suo sviluppo in qualche modo, quindi è molto difficile, cioè già all'interno del software, del web, ripeto, eccetera, in cui cioè, è difficile vedere questa la possibilità in qualche modo di un'opposizione alla dinamica di mercato, nella scienza credo ancora di più. Cioè, sì, mi sembra che le dinamiche di... No, solo perché quando parlo di ricomposizione è proprio per il motivo che hai detto, avere una necessità di ricomposizione, per il motivo che hai detto, c'è cioè, una grande atomizzazione, un rischio anche di molti sì, centrifughi da... Esatto, infatti, cioè, secondo me nella scienza, per esempio, cioè, lo sviluppo dell'open science è completamente interno alla dinamica di mercato, tanto è vero che nella medicina, per esempio, c'è un modello che in alcune aree del mondo è già più affermato che nell'altro, quello della medicina partecipata, quello che volete, in cui le stesse aziende controllano i pazienti o i clienti, cioè il modo in cui i pazienti condividono i dati online, per esempio social network, in cui le persone condividono i propri dati genetici, social network gestiti dall'azienda stessa che poi usa quei dati, quelle informazioni per fare, non so, le rivende a Big Pharma per farci sperimentazioni, per fare rivende in qualche modo ad altre aziende private. Quindi dinamiche di open science possono essere semplicemente parte di questo movimento verso una medicina, una scienza più aperta, più trasparente, più partecipata, però anche più controllabile, sebbene in modi diversi. Riguardo le possibilità di ricomposizione, ci sono. Beh, allora, questo parte dalla mia esperienza personale. Pochi giorni fa ero a un seminario con Michel Bowens, che è un teorico del peer-to-peer, il quale parla del suo, come dire, scenario. Secondo lui interessante verso quale si può andare è una sfera dei commons in cui ci sono istituzioni dentro che producono informazione, sapere comune e lo riversano, cioè facilitano la produzione di commons da parte delle persone che vogliono produrre valore d'uso all'interno dei beni comuni, in cui però ci sono imprese che scelgono di non parassitare i beni comuni, ma invece, come dire, lavorare seppur ne estraggono valore di scambio, però poi contribuiscono di nuovo ai commons. Quindi per esempio gli propongo una licenza che dice: se tu sei un'impresa for profit, ok, se tu fai profitto però poi rimetti ricchezza nei beni con i commons, allora puoi usare questa informazione. Se invece vuoi soltanto usarla gratuitamente, se invece vuoi soltanto prenderla e usarla per i tuoi scopi, però non rimetti niente di nuovo per arricchire i commons dell'informazione, allora devi pagare. Però questa è una prospettiva ovviamente, come dire, quantomeno c'è una certa evoluzionaria, nel senso che è una prospettiva che prevede che ci sia una maggiore facilità di produzione di beni comuni in cui l'aspetto for profit è assolutamente interno a queste dinamiche. Quindi è un tipo di ricomposizione che prevede una forma di mercato sicuramente più aperta e sicuramente meno cattive di quelle che semplicemente chiudono l'informazione e punto e basta, però prevede forma di mercato. Una forma di ricomposizione che non preveda, cioè, come dire, se non altro l'intersezione tra beni comuni e mercato, mi sembra in questo momento più difficile vederla all'orizzonte, soprattutto nella ricerca tecnoscientifica. No, io non so, cioè davvero non so più bene sussunzione cosa voglio dire. Per me, dico, posso intuire sussunzione formale, sussunzione reale in Marx, il lavoro di Negri, di altri operaisti, il marxismo critico, nel riaprire, no? Uno spazio di discussione sulla sussunzione. Per me, dico, a partire dalle cose che provavo a dire, è veramente, e soprattutto a partire da un punto di vista che ha a che fare con le tecnoscienze, molto difficile riuscire a capire, dare un confine al termine sussunzione. Cioè, noi immaginiamoci la complessità, non lo so, un esempio stupidissimo, di una produzione scientifica o della produzione di un artefatto, no? Le reti che necessitano, passaggio di informazioni, accesso all'informazione, concatenamenti di materie prime, ma anche poi di macchine che permettono di lavorare, sono reti talmente complesse che necessariamente tu per lavorare in qualche modo, tu per creare, devi passare attraverso sia fondi, alleanze con forme di pubblico e forme di privato, per capirci. Cioè, su questa altezza qua, tu hai un terreno di complessità tale per cui, non lo so, te la dico in termini molto banali, un conto è provare a fare l'autoformazione discutendo di Foucault e di Marx, un conto è pensare che cos'è l'autoformazione in un laboratorio di biologia. Cioè, questa è la complessità però dei problemi in qualche modo, no?
cioè dove si tratta di accesso ai macchinari, di avere a che fare con delle materie, cioè c'è una complessità tale per cui ad esempio per me non è ora interessante dentro, dico, a un confronto con alcuni esperimenti anche interessanti che ci sono, porre una discriminante di indipendenza, come è pensata in termini classici, no? Diciamo l'indipendenza del comune contro il pubblico e il privato, eppure è un discorso che è sicuramente utile, che attraverserà, penso, diversi appuntamenti del nostro seminario. Però, nel senso, la materialità dei problemi è questo, se si parla di produzioni tecnoscientifiche. Non credo che noi riusciamo a ritagliarlo sostanzialmente ponendo... anche perché poi che cos'è esterno alla sostituzione, mi viene una domanda, dentro questa complessità. Cioè, in una dimensione dove l'open è una macchina produttiva straordinaria, e penso che Ale ce l'abbia in qualche modo mostrato, è veramente difficile partire da un'indipendenza come estraneità politica a tutti quei mezzi che ti servono per lavorare, per dirla come una banalità, come punto di partenza di un discorso sulle istituzioni delle tecnoscienze. Però questa è la mia sensazione. Sul discorso della ricomposizione, ma non so bene, io non so neanche bene fino in fondo cosa ci sia da ricomporre, cioè nel senso, ricomporre presuppone in qualche modo che ci sia un'unità che prima esisteva, poi è stata dispersa, e il problema è ricreare quell'unità lì. Non so se è veramente così, in un terreno che è fatto di, come le tecnoscienze, no? Dove coabitano tantissime tecnologie differenti, tecnologie sociali, asimmetrie sociali, macchine semiotiche, la necessità poi anche di ripensare, no? Un contributo che è un contributo che ha a che fare con cioè la complessità della materia, no? E quindi in qualche modo io non so bene se è possibile pensare alla ricomposizione, ecco, in termini classici. Forse ci si incontra facendo, e forse ci si incontra a partire da quello che si fa, e da questo punto di vista ci sono anche degli esperimenti di connessione che sono sempre, no, connessioni parziali. Però questo ha a che fare con lo sviluppo di esperimenti istituzionali in qualche modo. Cioè, per dirla qua, qual è il punto di incontro tra chi costruisce uno spazio di biohacking in una città e le lotte in quella città che si fanno ad esempio attorno alla questione del genere, o le lotte che si fanno attorno alla ridefinizione di nuovi spazi democratici nello spazio metropolitano? Qual è il legame tra un pallone che viene liberato nell'aria in una città e quel pallone lì prima non c'era ed è stato creato perché dei saperi, no? E delle esigenze di sapere e delle esigenze di nuovi oggetti che venivano da dei movimenti che si battevano per la giustizia ambientale, ha incrociato il lavoro di alcuni scienziati e lì in mezzo hanno trovato il modo di creare un oggetto che prima non c'era. E questo oggetto è pieno di storie di lotta di classe, pieno di storie dal punto di vista delle condizioni di possibilità che l'hanno fatto nascere, è pieno di storie perché per creare un oggetto tu hai a che fare anche con delle costrizioni della materia. Cioè, non è il terreno della libertà assoluta, è un terreno della contingenza, dove tu per in qualche modo plasmare la materia devi anche appoggiarti con le forme di un materiale precedente. Ecco, questo terreno di complessità, se prendiamo il dibattito nelle tecnoscienze, sta tutto assieme. E allora lì tu puoi avere una topologia delle vicinanze e delle distanze più che la voglia di una ricomposizione. Ecco. Io se vado a rame un po', no, però cioè le cose che dicevi tu in qualche modo descrivono quella che è la governance, no? Cioè, nel senso che appunto, cioè, tutto ciò che è comune o che in qualche modo allude a quella dimensione comune sta già dentro nel piano di cattura delle capitalistiche, diciamo così. Cioè, l'open produce valore in qualche modo, no? E questa produzione di valore si appoggia appunto all'hacking, all'ethic hacking, appunto a questi esperimenti di produzione in comune, si appoggia all'intersezione, no, del pubblico e del privato. Cioè, quello mi sembra che sia proprio il piano della,
della governance in qualche modo. E almeno per come la vedo io, no, la questione delle istituzioni cioè la vedo appunto come una possibilità di rottura di questa governance, che poi ci sia sempre una tensione in qualche modo appunto con quell'articolazione del potere e, cioè, ok, insomma sono d'accordo, c'è sempre uno spazio di tensione, no, tra quello che riesce a fare e poi l'articolazione plurale, insomma, del potere, no? Non so se però appunto l'istituzione me la immagino con questa capacità anche di rottura, no? Di questa proprio di questa articolazione che utilizza più strumenti, appunto dall'open al pubblico al privato, non so. E poi appunto, vabbè, è la domanda che secondo me, insomma, però anche io, cioè, ragiono appunto con schemi tradizionali, insomma, classici, e appunto se questi esperimenti qua in qualche modo sono produttori di valori, appunto anche lì è la questione della reputazione, secondo me va in qualche modo posta, cioè, non so come dire, cioè, la rendita produce, la rendita cattura quella produzione di valore lì, e lì insomma inevitabilmente, insomma, va posta, secondo me. Cioè, lo sfruttamento esiste in qualche modo, ecco, lì dentro. No, io partirei dalla questione della riappropriazione, che io ho posto all'inizio perché mi sembrava un tema attorno al quale il discorso sui commons, insomma, abbastanza familiare, no? Poi non l'ho più ripresa perché preferivo mettere in evidenza altre cose. Sì, cioè, io penso che il discorso sulla riappropriazione è un discorso che sta dentro parte di questa sensibilità, ma ci sono tantissimi movimenti che lavorano di queste cose, che nel corso delle proprie attività hanno occupato spazi, altre volte no, quindi oppure che hanno costruito delle dinamiche di sinergia con la definizione di monete alternative, oppure hanno costruito delle modalità per riappropriarsi del denaro per queste attività, però non è mai posta in qualche modo come il dovere della riappropriazione, ecco. Cioè, è la differenza tra non so, averci in testa che il punto è la riappropriazione, oppure dentro uno sviluppo creativo e una necessità, no? Di sviluppo di una lotta o di una creazione, di una sperimentazione sul terreno delle tecnoscienze, tu hai bisogno di quella cosa e costruisci dei meccanismi che possono passare attraverso la riappropriazione, evidentemente di risorse, che siano di denaro o di spazio, di connessioni, oppure appoggiarti alla governance. E anche da questo punto di vista non è che da questa sensibilità c'è una contrapposizione tra la necessità di rompere con la governance oppure di giocare con la governance. Semplicemente entrambe sono possibilità contingenti che si danno sempre a partire da delle situazioni situate. Banalmente, non so, se facciamo un altro esempio del capo, scusatemi il terzo, se noi dobbiamo fare un'attività, se un collettivo deve fare un'attività, può una volta occupare un posto, una volta chiedere un'aula all'università per farla, no? Ecco. E in generale dentro a questo campo di discussione non c'è una discussione sul valore in termini marxiani in qualche modo. Cioè non c'è una discussione sul valore, però insomma può far parte delle condizioni parziali, ecco. Insomma, io provo un po' a restituire le cose che conosco, cioè non c'è una discussione su come farla finita con la rendita di sé, ecco. Più in generale c'è una concezione, ad esempio, di come, e questo è molto interessante, anche magari per molte cose che abbiamo discusso assieme tante volte, ecco, di come ad esempio la finanziarizzazione non si dà in qualche modo come guscio, cioè non è che c'è una produzione del sociale, una finanziarizzazione, uso la finanziarizzazione perché facevi riferimento al valore, quindi al problema della rendita, ma c'è una grossissima attenzione, e questa è secondo me molto interessante, a vedere gli effetti della finanziarizzazione dentro all'immanenza delle macchine di produzione. Cioè, tradotto, l'audit culture, l'accountability,
che effetti hanno sulla soggettività e che effetti hanno sui saperi e sui modi di produrre, cioè come in qualche modo limitano la definizione di una scienza anomale dall'interno in qualche modo, cioè non come una presa esterna, ma come, non so, banalmente, all'università in Inghilterra c'è un sistema molto molto sviluppato di accounting del sapere, no? Si chiama Research Excellence Framework, in base a quello distribuiscono in modo differenziale i fondi all'università, ai dipartimenti, eccetera. Sono esempi sull'università, ma ormai... New Public Management. Esatto, esatto, sì. E tutto questo è calcolato dentro una produttività della performance. È evidente che come viene applicato questo meccanismo può limitare in maniera molto forte lo spazio di una scienza minore, in qualche modo, no? E su questo, ad esempio, a me stupisce abbastanza che ci siano una serie di critiche, diciamo così, di decostruzione del meccanismo di funzionamento, ma ancora non ci sono delle ipotesi per fare i conti con questo meccanismo, sia standoci dentro e muovendosi dall'interno, sia costruendone in qualche modo una possibilità esterna, anche perché cioè comunque questi controllano i soldi. Noi non produciamo ancora denaro e la complessità di costruire queste opzioni dentro le tecnoscienze, questo è un tema che si pone, no? Dopodiché io non, figurati se insomma, ci conosciamo, sai un po' come qual è la mia sensibilità rispetto alla tematica della reprogrammazione e tutto quanto, però lì, in questo contesto credo possa essere posta come connessione parziale sempre però a partire da qualcosa che serve per fare qualcosa, no? Non come un assoluto, un universale. Cioè non può essere posto il comunismo come universale, possono essere poste delle opzioni politiche a partire da una capacità espressiva che in qualche modo viene limitata, ma non da un'assunzione tra virgolette un po' ideologica su quale sarebbe il migliore dei mondi possibili. Ecco, su questo piano del discorso è molto difficile interloquire con questo esperimento, questa di nuovo è la mia sensazione. Poi magari finito la mia ricerca la rifacciamo e e avrà notizie più fresche. Provo a dire anch'io un po' di cose che a partire da quello che diceva Anto e da quello che diceva Carlo. Voglio dire, se noi per l'appropriazione intendiamo la possibilità di migliorare e di implementare queste forme di espressione, allora possiamo parlare ancora di appropriazione. Così se per ricomposizione parliamo del tema dell'organizzazione, allora evidentemente è il tema dell'organizzazione, di come appunto costruire una topologia delle vicinanze, come diceva Andrea, e di come concatenare queste esperienze, allora chiaramente è più che attuale il discorso dell'organizzazione. Però io penso che noi abbiamo pensato questo seminario un po' anche per tentare di avere degli strumenti partendo da un'ipotesi chiara, e di quest'ipotesi istituzionale andava nella direzione di una, se vogliamo definirla così, di una rivoluzione copernicana, nella misura in cui vogliamo dimostrare e curare vari aspetti e occuparsi di vari aspetti, appunto da quelli di cui abbiamo parlato oggi e di tanti altri, come possono essere quelli del welfare dal basso, del mutualismo, eccetera, e capire come alla fine la legge, la ricomposizione la fa la legge, la ricomposizione la fa la norma. Quindi l'unità di cui si parlava è l'unità della legge. Quindi io penso che da questo punto di vista sia l'intervento di Alessandro sia l'intervento di Andrea ci dimostrano
che alla fine non c'è una primarietà della produzione. Ecco, anche rispetto a, adesso vado un po' così, indirettamente, anche rispetto a le perplessità di Ilia, che chiaramente capisco benissimo, però mi sembra che come dire, la questione che poneva Ilia del pericolo dell'atomizzazione, dell'individualismo, ecco, non ce lo trovo. Cioè, quello che un po' con esperimenti pratici di cui ci ha parlato Alessandro, un po' una ricostruzione anche di uno spettro, di una cartografia di pensatori di cui ha parlato Andrea, che poi alla fine su piani diversi però convergono nella direzione di una produzione dal basso. Il problema forse non è, il problema forse appunto ancora una volta è quello dell'esodo, come far sì che l'apparato di come disinnescare l'apparato di cattura. No, perché secondo me, cioè, sia da come mi ha risposto Andrea che da quello che dici tu, cioè io non ho spiegato quello che volevo dire, scusate, perché cioè io non è che ho delle perplessità su quello che ha esposto Andrea o cioè sul fatto che quello sia un orizzonte interessantissimo e di lotta e di costruzione di qualcosa di nuovo, ma il punto è proprio che è un terreno di lotta, quindi la mia questione è, che non è una perplessità, è una questione, ci siamo detti che appunto come la decostruzione postmoderna della scienza moderna ha dimostrato l'universale e la scienza universalista, normativa eccetera era una roba violenta, ok? L'ontologia di quella scienza lì era un'ontologia in sé intrinsecamente violenta perché era un'ontologia basata su universali, basata su sistemi, basata su neutralizzazioni, esclusioni, cioè quello che Deleuze chiamava il medesimo, no? Cioè penso che, e questo è un fatto. L'altra questione è, cioè, l'ontologia contemporanea su cui si innesta, se ho capito bene, comunque anche tutto il tentativo di problematizzazione di nuove forme di scienza che ha illustrato Andrea, è l'ontologia in qualche modo post Marx e post Nietzsche insieme, cioè un'ontologia in cui c'è l'orizzonte della lotta e c'è anche l'orizzonte del fatto che c'è, come diceva Deleuze, no, il molecolare. Il molecolare è un terreno, anche quello secondo me, che non è a priori dato come un terreno di liberazione, ma è un terreno di scontro, cioè il molecolare è un terreno di scontro in cui bisogna lottare tra farlo diventare liberazione e, no, non farlo diventare individualismo, atomizzazione e via dicendo. Siccome la scienza di cui parlava Andrea mi pare è l'esito comunque anche di questa lotta, cioè in qualche modo la mia non era una domanda che andava contro quello che stai dicendo, cioè è una domanda che teoricamente pone il problema che state ponendo voi da un punto di vista più pragmatico, cioè quali sono le forme di lotta di cui questa epistemologia, questa visione del mondo, questa forma politica si dota per combattere una forma di vita che sia il più possibile nella direzione della libertà, della condivisione, del comune, il meno possibile nella direzione del ripiegamento, del ricatto e via dicendo. Quindi, cioè, in realtà non ponevo un problema. Però, cioè, voglio dire che sia un campo di battaglia, cioè, nel senso che non... che nel momento in cui si assume anche il posizionamento, la scienza situata, la teoria situata e così via, cioè in ogni momento anche la situazione e il posizionamento è a sua volta, cioè un posizionamento in trincea se vogliamo, comunque in una situazione conflittuale
in cui bisogna liberarsi e dei condizionamenti esterni e dei condizionamenti interni. Cioè le femministe hanno fatto tantissimo lavoro, no? Ad esempio per dimostrare come continuamente si producono contraddizioni. Cioè, è famosissimo l'esempio della femminista bianca, la femminista nera, adesso per parlare sempre per schemi con i piedi, però in qualche modo, cioè, anche il fatto di poter parlare dal punto di vista da un punto di vista di scienza minore e così via è una conquista che si deve fare continuo, quindi in qualche modo c'è una dimensione di lotta e ogni lotta implica una qualche forma di violenza subita, agita, resistenziale, d'attacco, quello che è, che in qualche modo va problematizzato. Tutto qua. No, sono molto d'accordo con l'idea di sperimentazioni senza garanzie, però no, questo è il terreno. No, no, certo. Sull'elemento della violenza, sì, sicuramente l'elemento della forza, ma poi la forza, no? Ha una gamma di significati anche più ampi, io non so, magari quando sento parlare di violenza sempre di più mi faccio dei problemi, ecco, insomma, cioè, soprattutto a partire da questa sensibilità qua e da questi problemi qua, dove lo spirito costruttivo in qualche modo può concepire la violenza solamente come un elemento appunto interno di qualcosa che vale di più, che può essere spinto, ecco. Non può essere l'elemento attraverso il quale si costruiscono nuovi assemblaggi, nuove composizioni, però ripeto anche questo. Certamente, però c'è un carico di violenza subita, certo. Alla cui, cioè, voglio dire, l'esempio, cioè, i mille esempi che avete fatto sono tutti quanti esempi in cui si cerca in qualche modo di sottrarsi e di rovesciare una violenza subita. Poi se vogliamo dire che quando la subisci si chiama violenza, quando la esprimi per costruire si chiama forza, va bene, cioè sono d'accordo, però comunque questa cosa qua. Se ci sono altri interventi, se no chiudiamo qui. Continuiamo bene. Come? Continuiamo bene. Beh, ringraziamo Ale e Andrea. È la Bea che mi ha fatto. Ha portato il caso.